Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Sono stati rilasciati e denunciati a piede libero per resistenza, violenza e manifestazione non autorizzata e due studenti rispettivamente di 18 e 22 anni, il primo sannita e l'altro napoletano, entrambi sottoposti a fermo di polizia portati stamattina in questura dopo gli scontri con le forze dell'ordine scoppiati a Napoli durante un corteo non autorizzato organizzato per protestare contro la riforma della scuola. E intanto sale anche a 4, secondo quanto riferiscono gli studenti, il numero dei manifestanti rimasti contusi. Ma vediamo la manifestazione di questa mattina. Due studenti feriti e quattro poliziotti contusi, il triste bilancio della manifestazione di protesta degli studenti napoletani che sono scesi in strada per dire no alla buona scuola, legge che non condividono. Caos nel centro storico, nei pressi del caffè Gambrinus, si sono verificate cariche di alleggerimento delle forze dell'ordine. Due giovani, da quanto si apprende, sono stati fermati e accompagnati in questura per essere identificati. In piazza Trieste e Trento i poliziotti in assetto antisommossa. Alla testa del corteo c'erano giovani che indossavano casche e scudi di polistirolo. Un folto gruppo di giovani, dopo le tensioni, ha abbandonato il corteo. Nei giorni della bufera mediatico-giudiziaria che lo ha investito, il governatore campano Vincenzo De Luca trova anche il modo di vedere un aspetto positivo. Siamo tranquilli e sereni, esordisce nel suo settimanale appuntamento sull'emittente di Salerno Lira TV, perché in queste circostanze scatta un meccanismo di autotutela e di rimozione. È un periodo nel quale non do neanche un'occhiata ai giornali, non solo per non intossicarmi, ma soprattutto per una ragione politica, per non farmi distrarre rispetto al programma di lavoro dalle campagne montate a dismisura, il cui effetto è la distrazione dal lavoro, esattamente quello che non deve accadere. Il governatore torna anche sulle polemiche legate alla scelta di negare l'esistenza di un'indagine a suo carico, pur essendo al corrente. La comunicazione di garanzia, ha detto, è stata resa pubblica 2 settimane dopo il suo arrivo. 24 ore dopo l'arrivo della comunicazione ho fatto richiesta di essere ascoltato dalla Procura di Roma. L'indagine richiedeva riservo. Ed intanto la magistratura faccia il suo corso, noi abbiamo molto fiducia verso i magistrati al tempo stesso De Luca, titolarità, il diritto e il dovere di governare. Siamo assolutamente certi che il mandato sia pieno e quindi De Luca lavori se capace. Questo è il parere del Premier Matteo Renzi. E il Movimento 5 Stelle presenta al Consiglio regionale della Campania una mozione di sfiducia nei confronti del governatore De Luca. Dicono ha sporcato le istituzioni per raccontare la menzogna più grave sulle dimissioni del suo capo segreteria. Se ne discuterà dunque in Consiglio regionale. È la provincia di Napoli a detenere il record di sindaci minacciati dalla criminalità organizzata. 29 gli amministratori sotto tiro, secondo il report presentato questa mattina a Napoli nel corso della sesta festa nazionale di avviso pubblico. La rete, che conta più di 300 enti locali impegnati in attività di formazione civile contro le mafie. A presiedere avviso pubblico, che come tema di quest'anno ha scelto il ruolo dell'antimafia nel XXI secolo, il sindaco piemontese di Grugliasco, Roberto Montà, che lo scorso ottobre ha trovato sulla sua auto 5 proiettili come gesto intimidatorio in seguito allo sgombero di una struttura occupata. La situazione ci consegna un incremento del 3% rispetto all'anno scorso di atti di intimidazione e di aggressione nei confronti degli amministratori locali,
con una straordinaria prevalenza, oltre il 70% nelle regioni del centro-sud e con la provincia di Napoli che ha il maggior numero di atti a livello nazionale e in particolare di aggressioni dirette nei confronti degli amministratori. Ma noi chiediamo due cose, da un punto di vista legislativo il fatto che anche la commissione che è stata istituita in Parlamento produca alla fine un aggravante che tuteli maggiormente, protegga chi decide di aggredire e intimidire gli amministratori e le istituzioni locali, perché bisogna porre un freno su un fatto che colpisce un amministratore al giorno. E secondo aspetto, che c'è bisogno di un grande lavoro, perché il processo di ripresa del nostro paese ha bisogno degli amministratori locali e degli enti locali. I comuni sono gli enti che sono considerati più virtuosi nella spesa, più vicini ai cittadini e ai quali i cittadini affiderebbero maggiori competenze anche da un punto di vista economico e di crescita della società civile e della comunità. Presente anche il sindaco De Magistris. Troppo spesso i sindaci sono soli, statisticamente non si sanno manco casi di sindaci poi minacciati che hanno abbandonato, che hanno subito violenza strisciante o sono stati messi in una condizione di isolamento. Ecco perché bisogna fare rete, però devo dire che al sud ci sono anche tante esperienze di amministratori che con coraggio hanno retto, non hanno mollato e oggi sono da esempio anche per amministratori del nord che sono in questo anche ancora non preparati al 100%. I carabinieri di Napoli hanno diffuso attraverso un video le immagini precedenti alla rapina messa a segno da due componenti di una banda specializzata lo scorso 7 ottobre ad Ercolano, finita con l'uccisione a colpi di pistola dei banditi Bruno Petrone, 53 anni, e Luigi Tedeschi, 51 anni, da parte della vittima un gioielliere, 68 anni, Giuseppe Castaldo, che poco prima aveva ritirato 5.000 euro in banca. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dell'istituto di credito riprendono sia due rapinatori che il palo, quest'ultimo dopo aver individuato l'obiettivo con una telefonata avverte i complici che in sella ad uno scooter seguono il gioielliere uscito dalla banca. Di lì a poco i banditi mettono a segno la rapina nel parcheggio di un negozio di bibite e detersivi della città, ma la vittima reagisce con la sua pistola 9x21, spara contro gli aggressori 6-7 volte uccidendo. Un cuore di sfogliatella per l'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, al via la campagna di solidarietà. È stata presentata a Napoli presso l'antica pasticceria Cuori di Sfogliatella la campagna di solidarietà in favore dell'ospedale Santo Bono di Napoli, promossa dal titolare della storica azienda Antonio Ferrieri. A partire da oggi fino al 31 dicembre, ha spiegato l'imprenditore, il ricavato della vendita delle due nuove sfogliatelle realizzate per l'occasione sarà interamente devoluto in beneficenza al Santo Bono di Napoli attraverso la Onlus, che si occupa proprio della raccolta fondi. L'iniziativa che il Cuore di Sfogliatella ha fatto per il Santo Bono di Napoli, nell'occasione abbiamo creato due nuove sfogliatelle in virtù del periodo natalizio, una al panettone e un'altra al baccalà. Grazie a questa campagna si punta a contribuire in maniera significativa al rifacimento della medicheria del reparto di pediatria d'urgenza dell'ospedale. Così Emanuela Capuano, direttore della Onlus Sostenitori Ospedale Santo Bono. Noi ci occupiamo principalmente di migliorare le condizioni di degenza dei bambini e soprattutto comprare apparecchiature all'avanguardia. Mi fa molto piacere anche quest'oggi essere qui con il signor Ferrieri proprio per inaugurare questa sfogliatella. Io l'ho chiamata una sfogliatella che batte, un cuore che batte per il Santo Bono, perché il signor Ferrieri, Antonio Ferrieri, con Carmela e con tutta la famiglia già ci sostengono da diverso tempo e hanno finanziato importantissimi progetti come la ristrutturazione della patologia neonatale che a breve sarà disponibile in ospedale. Invece oggi ci aiutano con questa raccolta fondi, con questa nuova sfogliatella, ci aiuteranno anche a migliorare le condizioni di degenza dei piccoli pazienti, perché stiamo finanziando il progetto Sogni d'Oro che, come dicevo, sta portando nuovi arredi allegri e colorati per l'ospedale. Torna dopo 5 anni Nautic Sud, la più importante fiera del Mezzogiorno dedicata al mondo della nautica. La 43esima edizione dell'evento si svolgerà alla mostra d'Oltremare di Napoli dal 27 febbraio al 6 marzo 2016, al Molo Luise di Napoli dal 30 marzo al 3 aprile. La presidente della società fieristica Donatella Chiodo e il consigliere delegato Oliviero hanno deciso di rilanciare la manifestazione
producendola in modo autonomo, proponendo 9 giornate dedicate a nautica, cantieristica, accessori nautici, pesca, turismo ed economia del mare. Nei giorni scorsi si sono svolte delle esercitazioni in mare che hanno visto impegnato il 9° Stormo Aeronautica Militare di Grazzanise e la Guardia Costiera di Gaeta, nel corso delle quali sono state simulate delle situazioni di emergenza. Tale attività addestrativa, realizzata a circa 2 miglia da Punta dello Stendardo di Gaeta, è stata effettuata congiuntamente dalla motovedetta in servizio di ricerca e soccorso della Guardia Costiera di Gaeta e un elicottero, l'HH-212, della base aerea Casertana. L'esercitazione, eseguita sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera, responsabile per le operazioni di ricerca e soccorso in mare, ha consentito di testare le procedure operative da adottare in caso di recupero di uomo disperso, nonché la capacità di coordinamento del personale e dei mezzi impegnati nell'attività di salvataggio. Sono stati compiuti una serie di circuiti addestrativi che hanno impiegato l'elicottero e la motovedetta, i rilasci e recuperi del velivolo dall'unità navale e viceversa. Tale addestramento è stato svolto sia con la motovedetta in navigazione che in modalità statica. L'esercitazione ha avuto un esito pienamente positivo, permettendo così di raggiungere lo scopo di perfezionare il coordinamento e la direzione delle attività operative, nonché migliorare gli standard qualitativi degli equipaggi e dei mezzi navali, ma anche dei mezzi aerei, al fine di fornire una risposta immediata in caso di emergenza. In mare. Sequestrato l'intero complesso aziendale della società Sele Ambiente di Battipaglia del valore di 7 milioni e mezzo di euro riconducibile alla famiglia Meluzio Mitari e la polizia tributaria della Guardia di Finanza di Salerno hanno eseguito il provvedimento di urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno della Direzione Distrettuale Antimafia e convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti dell'azienda battipagliese che opera nel settore della raccolta di smaltimento rifiuti anche in favore dei comuni del Salernitano. Il tumore del pancreas è estremamente aggressivo poiché ha un'elevata resistenza alla chemioterapia ed una scarsa prognosi. La principale opzione terapeutica attualmente è la chirurgia, ma purtroppo circa l'80% dei pazienti arrivano alla diagnosi quando il tumore è inoperabile o perché localmente avanzato o perché c'è stata diffusione di malattia. Questo particolare cancro è una delle forme più difficili da curare e, data la gravità di questa patologia, la ricerca sta attivamente cercando una soluzione. Nell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta si è tenuto un convegno medico-scientifico con specialisti provenienti da tutta Italia circa le nuove frontiere raggiunte sui trattamenti extrachirurgici. Proprio il nosocomio casertano ha sviluppato una tecnica di intervento sui pazienti inoperabili denominata elettroporazione. Porazione irreversibile per via ipercutanea, abbreviato in IRE, che consente ablazioni del tessuto tumorale senza danni particolari al tessuto sano. Una alternativa che da 2 anni e mezzo si sta facendo strada con risultati soddisfacenti in associazione alla chemioterapia. Ascoltiamo il professore Giuseppe Belfiore, primario di diagnostica dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano. La possibilità di operare un trattamento innovativo nei tumori inoperabili e localmente avanzati del pancreas, partendo da un'esperienza che è data da circa 2 anni e mezzo, si sono visti dei risultati estremamente vantaggiosi nell'associare la terapia con elettroporazione irreversibile, quindi una terapia ablativa per via percutanea, quindi mini-invasiva, con la chemioterapia. In questa maniera si sono ottenuti dei risultati vantaggiosi in termini di sopravvivenza dei pazienti, in termini di possibilità dei pazienti di ritornare un po' indietro nella loro storia e di essere alcuni di questi operati, quindi resi operabili. L'incidenza dei tumori del pancreas è di 9 pazienti su 100.000 abitanti e che la mortalità, nonostante l'avvento delle varie forme di terapia, allo stato attuale rimane elevata a 5 anni. Aver portato alla possibilità di speranza con questo studio di ridurre la mortalità a 5 anni è un dato molto importante.
Vandali in azione la scorsa notte nel campo sportivo di Qualiano, dove sono state tra l'altro scardinate le grate di alcune finestre, presi di mira gli spogliatoi e alcune strutture esterne. A renderlo noto è l'assessore allo sport di Qualiano, Cerqua. È la seconda volta in due settimane che il campo sportivo viene preso di mira dai balordi, ha detto l'assessore. L'altro raid avvenne la notte tra il 2 e il 3 novembre scorsi, quando vennero staccate dalla pista le strisce di alluminio. Incontri e conversazioni sulla vita e la morte nell'ambito dell'undicesima edizione dell'Arte della Felicità, in programma fino al 23 novembre. Il festival, organizzato da Luciano Stella e Francesca Mauro, con le associazioni ACAB e Centro dell'Arte della Felicità, coinvolgerà 25 ospiti italiani e internazionali, tra pensatori, intellettuali, artisti e maestri di spiritualità. L'assessore alla cultura del Comune di Napoli, Nino Daniele, ne spiega le caratteristiche. Sì, siamo qui per illustrare il programma dell'Arte della Felicità, una delle occasioni culturali e filosofiche più importanti della nostra città, che ha una vasta eco, suscita un grande interesse in tutta l'Italia, in tutto il paese. È una delle iniziative a cui abbiamo deciso di offrire quest'anno un particolare sostegno e intensificare la collaborazione come assessorato alla cultura, perché riteniamo che questa iniziativa sia particolarmente congeniale anche alla politica culturale che l'assessorato sta promuovendo, ed è soprattutto un'iniziativa che è in particolare modo legata ed è congeniale allo spirito filosofico di questa città. E quindi credo che offriremo a tutti i napoletani, ma anche a tutti gli italiani che sono interessati a queste tematiche, occasioni di riflessione in questo nostro tempo così complicato, perché l'arte di vivere ritorni a qualche modo ad essere una riscoperta della lentezza, dell'interiorità e dell'oralità. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Francesca Mauro e Maria Luisa Campobasso dell'Arte della Felicità, con Luigi Vinci della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Napoli, ma anche altri ospiti come lo scrittore Maurizio De Giovanni e il filosofo Giuseppe Ferraro. Bene, davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che se volete partecipare alla trasmissione Lente di Ingrandimento, in onda su Televomero il giovedì alle 23.30, potete scrivere a redazione@televomero.it. Ospite ogni settimana il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che risponderà naturalmente anche alle vostre domande. Arrivederci alle prossime edizioni.